dalla teoria alla pratica, cosa effettivamente cambierà con questi nuovi turismi? La cosa è un dream. Noi speriamo che questo serva a far sì che i giovani rimangano sul territorio, radicati nel loro habitat naturale, e così evitiamo una fuga di cervelli verso altre realtà. Qua così possono portare avanti il problema culturale, il problema culinario, il problema dell'accoglienza, che è troppo sovente era delegato ad altri. Noi speriamo di creare tutta una serie di imprenditori del turismo, manager del turismo, che generino occasione di lavoro anche per altri ragazzi del sud. Perfetto. Allora, perché nasce questa coalizione tra Salerno, Matera, Lecce, Siracusa, Sardegna e Cosenza, le grandi assenti? Ma direi che questi sono stati quelli più pronti a cogliere il nostro grido di aiuto, il nostro desiderio di fare qualche cosa insieme. Appena partite altre realtà si erano candidate, abbiamo deciso di fermarsi a 6, non escludendo per il prossimo triennio di allargarlo, come ho detto anche prima nell'intervento, eventualmente ad aree del nord. Qua abbiamo parlato del profondo sud, mi è già stato detto, ma il profondo nord non volete fare nulla? Come ho detto, è molto più difficoltoso mettere intorno a un progetto degli... Io sono piemontese, mettere intorno a un progetto dei piemontesi e coinvolgerli verso un unico filone, un unico indirizzo, mentre è più facile per il sud. Vediamo, finito questo progetto nel 2011, se proseguire con un ulteriore progetto dei turismi. In ogni caso, questi qui da gennaio, questi 6 che hanno partecipato, faranno parte di un network dedicato, si sarà una pagina dedicata espressamente sul nostro sito Fondirigenti sul turismo per permettere a loro di continuare a frequentarsi online e non escludendo dei momenti di riapprofondimento nel corso degli anni a venire. C'è un entusiasmo eccezionale, non vogliamo che sia disperso. Dottor Antonio Corvino, direttore generale Confindustria Lecce, come Confindustria può contribuire per il turismo salentino? Ma sicuramente può contribuire come lo sta facendo partecipando a questo tipo di progetti. Noi abbiamo, io ritengo, il dovere di scardinare intanto un approccio autoreferenziale di questo territorio. I territori del sud hanno questo problema di vivere immersi nei problemi, ma in alcuni casi di nascondersi i problemi, e quindi di immaginare per esempio che il turismo nel Salento stia crescendo in maniera straordinaria, che il turismo sia in qualche modo un obiettivo già raggiunto. Ecco, io ritengo che dobbiamo fare un'opera forte di cultura, perché il turismo nel Salento è sicuramente il volano dello sviluppo del nostro territorio, ma bisogna rimettere in sesto tutta una serie di argomenti, tutta una serie di convincimenti. Il turismo nel Salento deve fare dei passi in avanti fortissimi sul piano della qualità, sul piano degli standard delle risorse umane, e quindi questo progetto va in quella direzione. Noi abbiamo bisogno di management, abbiamo bisogno di elevare la qualità, abbiamo bisogno di standardizzare verso l'alto la nostra offerta, e poi abbiamo bisogno di integrarci con gli altri territori, e qui il progetto di turismi, quindi la rete con Siracusa, la rete con il nord della Sardegna, con il Cilento, con Matera, con Cosenza, perché abbiamo bisogno di proporre una serie di integrazioni territoriali, ma poi un viaggio all'interno di quelle che sono le tradizioni, di quelle che sono le culture, di quelle che sono le proprietà di questi territori sul piano dei borghi, sul piano anche dei riti, delle magie. Cioè dobbiamo in qualche maniera scandagliare le nostre potenzialità perché si possa intercettare tutta quella domanda che esiste sul territorio nazionale, ma soprattutto sul territorio internazionale, perché il turismo diventi davvero un settore trainante della nostra economia. Abbiamo parlato di dati positivi, ma comunque non troppo esaltanti. Cosa manca ancora quindi nel Salento? Ma intanto cominciamo col dire che nel Salento sicuramente le potenzialità esistono tutte, perché ci sono sicuramente le condizioni per un turismo balneare straordinario.
ci sono le condizioni per un turismo naturalistico anch'esso straordinario, ma poi c'è il territorio che è straordinario. Noi abbiamo un patrimonio di borghi, un patrimonio di architettura, un patrimonio di masserie, che sono le tipiche costruzioni della campagna salentina. Abbiamo quindi le tradizioni sul piano delle magie, sul piano dei riti, sul piano delle contaminazioni culturali, no? Questa terra è una terra di passaggio, c'è un'isola della Grecia, la cosiddetta Grecia salentina, ci sono passaggi che ci portano ai Balcani, che ci portano ai turchi, che ci portano agli spagnoli, quindi sicuramente ci sono una serie di potenzialità dal punto di vista proprio culturale che possono fare la differenza. Però per fare la differenza è necessario che ci sia una capacità di mettere a sistema tutto quanto questo materiale, questa ricchezza, partendo dalla capacità di gestire managerialmente questo patrimonio. Ecco, io credo che la chiave di volta sia lì, andare a individuare un management che riesca a far fare questo salto di qualità al turismo salentino. E qua intervengono i turismi. Noi siamo appunto parte costituente di questo progetto I Turismi sin dalla nascita, perché noi riteniamo che sia fondamentale lavorare sulla dirigenza. Noi abbiamo una percentuale bassissima di dirigenti all'interno delle imprese in generale, all'interno delle imprese del turismo in modo particolare. Peraltro stiamo parlando davvero di percentuali molto basse, il 2%, l'1,50%, queste sono le percentuali di cui si parla. Peraltro il PIL che noi produciamo è ancora molto basso, stiamo al di sotto del 3%. L'occupazione anch'essa non va oltre il 4%, quindi abbiamo dei numeri di partenza che sono molto preoccupanti e molto seri. Sì, poi abbiamo nel mese di luglio-agosto in alcuni casi delle folle oceaniche che arrivano, però non sono quelle che fanno la differenza verso un turismo che produca PIL, che produca occupazione. Noi dobbiamo andare verso un turismo di qualità distribuito nell'arco di tutto l'anno. Dobbiamo quindi andare alla integrazione, dobbiamo creare le reti sul territorio, dobbiamo creare le reti nello spazio, dobbiamo creare le reti nella cultura e quindi puntare alla qualità. Ecco, io spero che si cominci a ragionare sulla capacità di intercettare le domande di turismi, dei diversi turismi che esistono, tornare un po' al concetto dei grandi viaggiatori del Settecento, no? I viaggiatori che vanno a scoprire un territorio, ma per fare questo dobbiamo cominciare per esempio a parlare inglese nelle nostre strutture, dobbiamo cominciare a saper fare l'accoglienza, dobbiamo cominciare a valorizzare tutte quante le nostre potenzialità puntando sulle risorse umane. Io credo che sia quello il grimaldello che ci consentirà in qualche modo di rimettere ordine, di scalfire, di ribaltare questa situazione e poi di ricostruirla in maniera estremamente virtuosa. Il turismo è sicuramente in continua evoluzione, il turismo cambia perché cambiano anche le esigenze delle persone. Come il Salento, la provincia di Lecce, può apprestarsi, approntarsi a questi cambiamenti costanti? Beh, sicuramente oggi il turista, nel momento in cui sceglie una località, la sceglie chiaramente perché è spinto da un interesse speciale, che è quello di sentirsi identificato con il luogo della scelta della propria vacanza. Il Salento oggi rappresenta questa magia, questo momento importante di attrazione che affascina, per cui nel momento in cui si arriva in terra del Salento il turista ha ben chiaro un paesaggio straordinario, una storia, una cultura, una tradizione, un'enogastronomia che chiaramente gli dà tutto ciò che un turista chiaramente per sentirsi bene con il territorio della scelta turistica può sicuramente sentirsi appagato. Ecco, nell'ambito di questo concetto oggi il Salento si propone appunto come un territorio che rappresenta questa parola magica dei turismi che ingloba insieme vari aspetti dell'industria turistica. E chiaramente possiamo ben rappresentare questo nostro territorio sia sotto il profilo culturale, storico, sia sotto il profilo musicale, tradizionale, enogastronomico. Ecco, proprio per questo questo sforzo territoriale insieme a tutte le istituzioni, ai comuni, nel realizzare un sistema turistico territoriale che ha come finalità quello di essere di puntare su una destinazione
unica di questo nostro territorio, insieme a delle altre province, sicuramente è un cambio di rotta importante per far sì che il turismo diventi per questo nostro territorio la vera e propria industria. Oggi si è parlato molto anche delle professionalità del turismo. Ecco, come possiamo nella nostra provincia, nella nostra regione, nella nostra provincia, cercare di formare maggiormente le professionalità del turismo, i manager del turismo? Ecco, chiaramente Fondirigenti con Confindustria sta facendo uno sforzo notevole anche dal punto di vista finanziario per puntare su una managerialità. Chiaramente mancano i manager. E sono pochissimi, si parla moltissimo, ci sono molti corsi di manager, di formazione manageriale, ma non sono corsi di qualità. Ecco, su questo la provincia sta puntando, grazie anche alla delega regionale in merito appunto alla formazione, per puntare sulla qualità delle figure manageriali, oggi quanto mai necessarie per appunto creare tutta quella rete di servizi fondamentali per far sì che i turisti che vengono qui da noi possano vivere il Salento.